Niente ragazzi, ci hanno preso davvero alla sprovvista. Non avevo considerato il fatto che qua col confine nuovo non avevamo neanche dei forti o niente per difenderci. Direi che a questo punto conviene muovere in su. Allora, tanto più di un tot non riusciranno ad avanzare perché gli mancano truppe. Cioè, gli mancano. Tra l'altro, là non hanno generale. Quindi non dovrebbe essere un problema sconfiggerli. Muoviamo in su 40.000 e dovrebbe risolversi il problema. Qua ci stanno attaccando chi? Chi sta muovendo in qua? Questi 8.000? Però ce ne sono tanti altri, per cui allora sono abbastanza convinto che mi attaccheranno, per cui muovo con entrambe. Qua devo avvicinare tutti. Niente, mettiamo in pausa perché la situazione non è da sottovalutare assolutamente, in nessun modo, in nessun modo. Perché qua rischiamo di perdere tutto da un momento all'altro. Ok. Qua cosa stanno facendo? Stanno. Sì. Ok, sufficiente così per ora, eh? Allora, però direi che questi li mando qua. Questi problemi che sono davvero troppi. Quelli sono senza generare nulla. Questi andate in là. Prendo attrito qua perché sono sopra il limite. Aia. Mi ci schianto? Forse no. Forse se ne vanno via prima. Posso chiedere a Gordione, tra l'altro, intanto. Mi arrivano dentro gli altri. Porca miseria! Porca miseria! Siamo spacciati, siamo fregati. Forced March. Forced March. Forced March. Questi ce li teniamo. Boh, vediamo un attimo che cosa succede. Qua voi avanzate. Facciamo avanzare loro, che hanno più esperienza anche. Voi andate qua. Voi andate qua. Voi andate qua. Voi andate. Qua sopra cosa sta succedendo? Cosa. Ah, là devono per forza andare alla Laodichea, quindi noi andremo ad assaltarli alla Laodichea. Verosimilmente. Allora, loro come sono messi? Manpower 494 sta scendendo. Hanno 931 coorti invece. Ne hanno fatte ancora altre. Non so come e perché, ma lo hanno fatto. Dovete arrivare in più in fretta. Ah, Gordione. Gordione, che mi stavo dimenticando di Gordione. Threaten War, dammi Gordione, perché io sono il successore vero di Alessandro Magno, quindi. Dov'è? Eccolo. No? Non vogliono darmelo. Scusa, si sono alleati per caso con qualcuno di molto potente? No, Albania è Mesopotamia Superior.
E sono in guerra. Boh, porca miseria, però questo può essere davvero una brutta fregatura, perché non avevo intenzione di spostare attualmente delle altre truppe. Ce la facciamo? Non lo so se riusciamo a farcela, tra l'altro. Dai, dai. Ok. Settembre 3 ottobre. Niente, voi muovete a prendere questo. Boh, è uguale. Dai. Ma già quanta gente ci sta morendo. Abbiamo perso 100.000 uomini. Davvero? Ah, ma noi avevamo la penalità perché eravamo attaccanti. Voi muovete a Siraf, va? Oh, che cavolo! Adesso li ho visti. Non so se riusciamo a salvarli, speriamo. Il 30. No! Ci schiantiamo. Perdiamo anche questa, vaffanbrodo, che fregatura enorme. Ah no, l'abbiamo vinta, a caso proprio. No, no, l'abbiamo persa. Porca miseria. Questo è un bel problemino. Ah, niente, è guarita. Dobbiamo cercare di reinserrare un po' i ranghi qua, perché... Allora se ne stanno andando via. Non so bene che fare. Come sono messi loro? Se chiedessi tutto quello che ho preso finora? No, scusami. Non ci sarebbero neanche troppi problemi. Ma dobbiamo cercare di arrivare il più avanti possibile con questa guerra. Quando... Non ci dice fino a quando resterebbe poi la... La pace. Allora, Persepoli è qua. No, dov'è Persepoli? È qua. Fin là dobbiamo almeno arrivarci.
I mercenari non essere un comandante di livello 1, potrei anche prenderli in considerazione, ma... Ah, mi stanno attaccando qua. Forse sì, ma lasciamoli arrivare. Tu fermati però perché... Oh, quando avranno il movimento bloccato... Vada. Ok. Ekbatana, li abbiamo distrutti. Ottimo. E quindi avanziamo. Andiamo a riprenderci quelle... quei territori che sono di diritto nostri. Non dovrebbe succedere nulla, perché dovrebbero essere... No, si sono fermati, porca miseria. Via, via allora. No, passa di qua, non voglio prendere l'attrito inutile, giusto perché tu hai voglia di passare di là. No, aspetta, fai qua. Avvicinati. No, tu avvicinati qua e tu avvicinati qua. Come sono messi loro a manpower e tutto? A manpower ce l'hanno più che dimezzato, però hanno tantissime corti. Come cavolo fanno ad avere? Hanno recuperato anche soldi. Mille corti, è una roba infinita. Ho visto dei movimenti, abbiamo solo 611. Stanno arrivando altre truppe là, ma porca miseria. Devo cercare però di compattare i ranghi. Vada. No, aspettiamo che questi qua finiscono l'assedio e poi gli vado su di là. E questi sono bloccati che se ne vanno via, quindi no, mandiamo i 20.000 piuttosto. Che però non hanno comandante. Aia. Stanno muovendo. Allora, marce forzate e andare. Cavolo, 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 cavolo. Sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi. Marce forzate. Marce forzate. Marce forzate. Marce forzate. E speriamo. Avviciniamo il resto delle truppe. Qua... No, sono dei... dei mercenari. Ah no, se ne sono andati via? Hanno desistito? Sembra di sì. Allora aspetta un attimo. Fermatevi qua.
No, vabbè, fermatevi là. E voi andate qua a questo punto. Sono troppi, ce ne abbiamo 100 e passa mila tutti là. Noi non abbiamo così tanta gente qua vicino. Io mando tutto. Prenderò un sacco di attrito, sì. Però... Allora, obliteriamo questi intanto. Andiamo qua, togliamo le marce forzate che sennò mi entrano dentro. Ok, quella è vinta. Qua ci stanno venendo contro. Ho cercato di limitare il danno alle truppe, ma adesso mi sa che devo andare proprio all-in. No, cavolo. Sono qua, sì. Ci manca il ricercatore dell'erba religiosa. Vai con questo. Va benissimo. Un accesso militare da traccia, vabbè. Via, anche con questi. Mannaggia. Come sono messi? Hanno ancora tantissime manpower. E tantissimi soldi. Da dove hanno tirato fuori tutte queste truppe e tutti questi soldi? Oh, arriviamo per Persepoli, poi mi sa che oltre quello nulla perché... Chi sono quelli che non stanno muovendo? Sono questi qua. Sedicimila mercenari, vada. Ma cerchiamo di redistribuire un po' questa gente che... Se no, sono guai. Allora, tu togli le marce forzate.
Oh, per Persepolis sono andato. Allora, qua, via. Questi prendono troppo attrito e muovi questi qua. Ah. Ok. È andata. Non posso più troppo a guardare perché qua abbiamo davvero bisogno di sfondare. Crebbio però sono 69.000 là, di nuovo. Niente avanzate per forza. Situazione davvero complicata comunque. Però abbiamo parecchie truppe lì dentro. 107.000, siamo fuori. Cribbio, questa è persa, mi sa. Riuscite a ritirarvi? No. What? No, scusa. Qua abbiamo ripreso, no, non abbiamo ripreso un Kaiser qua. Qua vai. Qua vai ancora più in là. E ora lasciamo andare quella perché mi sa che più di così non si può. Siamo stati sconfitti, sì. Mi sta venendo contro, no? No. Vediamo com'è la situazione al momento. Allora, posso chiedergli... Qua, qua. Fin qua mi darebbero tutto. Ok. E mi dà 27 di aggressive expansion, che è meno di quanto pensassi. Nulla, continuiamo nel prossimo episodio. Detto questo io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non l'avete già fatto, e ci vediamo nel prossimo episodio di Imperator Rome. Qui continueremo questa guerra di Maura che sembra stia andando bene. Al momento, però potremmo davvero avere molti problemi perché hanno davvero troppe truppe. E o esplodono per i debiti che non riescono a reggere, o boh. Cioè, pensavo che avrebbero già dovuto avere problemi. Non mi ha detto niente. Dodecascoinos. Non c'è più Dodecascoinos. Ah, potremmo... cioè, potrebbe scattare la pace automatico. Non ci hanno detto niente. Dodecascoinos non esiste più. Dopo 1000 anni praticamente l'abbiamo annesso. Non ci arriveremo mai laggiù, vero? Mannaggia, sono delle province così lontane. Cioè, dopo tutta questa fatica riusciamo a prendere questo.
Figuriamoci arrivare fin là. È vero che sono molte zone vuote, però. Sono anche tantissime province. Beh, qua magari facendo solo la costa ci si riesce, eh? Non lo so. Però qua dobbiamo arrivarci. Vabbè, vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.